Buonasera a tutti, conferenza post gara di Taranto Messina 2-0. Ai vostri microfoni c'è mister Ezio Capuano. Iniziamo da Enrico Sorato. Daniele Creti. Ciao mister, buonasera. Allora, iniziamo dal risultato, insomma, inequivocabile. Vittoria che si commenta da sola, grandissimo primo tempo. Però ti unisco anche un'altra domanda: quanti margini di crescita ha ancora questa squadra, che voglio dire sta già dimostrando di essere una squadra importante, il quarto posto, insomma un piazzamento di prestigio. Partiamo dal risultato e poi dimmi anche quanti margini di crescita ha ancora questa squadra, recuperando soprattutto qualche infortunato. Grazie. Intanto buonasera, ritengo che il risultato non sia veritiero per quello che ha... Ritengo che il risultato non sia veritiero per quello che abbiamo prodotto. Stiamo in ogni partita creando tantissimo e rischiando pochissimo. È una squadra totalmente nuova dove i margini di miglioramento accrescono, secondo me, in ogni allenamento e poi vengono riprodotti in partita. Questa non è una prestazione estemporanea, è la continuità di tante prestazioni, di un gruppo sano che ha lavorato tanto in ritiro e che oggi si prende qualche soddisfazione. Voglio dire, anche quanto abbiamo perso, penso che abbiamo fatto sempre bene. A Picerno in Coppa Italia abbiamo fatto una partita importante, a Giuliano siamo stati devastanti. Sai, io parto da un presupposto che il risultato può essere anche figlio dell'episodio. I risultati sono frutti di prestazioni importanti. Cosa devo dire? Io penso che il Taranto attuale è un bel vedere, è un bel spot per il calcio, no? Una squadra che ti aggredisce alto, che gioca, che sa leggere le partite, gioca in ampiezza, viene in verticale, forte. Abbiamo fatto, secondo me, una grandissima partita, se teniamo anche però presente che si gioca ogni 3 giorni e quindi avere questa condizione anche a livello fisico non è da tutti, insomma. Però siamo contenti, però questa partita è già andata via, non possiamo nemmeno cullarci troppo perché fra qualche giorno giochiamo contro la capolista, quindi complimenti alla US Sabbia per il campionato che sta facendo. E quindi noi dobbiamo preparare quest'altra partita in fretta. Loro arrivano freschi e noi arriveremo molto molto sudati, però non c'è problema, in 2 o 3 giorni cercheremo di prepararla al meglio. Buonasera mister. Io penso che questa squadra sia al 60 massimo 70% del proprio potenzialità e di tutte le varie argomentazioni tecnico-tattica, a minimo un 30% ancora di crescita. Buonasera mister, Daniele Creti, salve, Cronache Tarantine. Ti aspettavi la difesa a 5, diciamo, da parte del Messina, prima considerazione, poi una cosa positiva, creiamo tanto ma sprechiamo anche tanto, c'è un primo tempo che doveva finire, no, è una cosa perché le partite, sai meglio di me, che poi gli episodi, sai, possono subito prendere una rotta diversa. E poi, ecco, su un giocatore che tu hai sempre difeso, ci hai creduto, lo hai rilanciato, oggi veramente ha fatto 2 gol da chapeau, possiamo dire, parlo di Bifolco, grazie. Allora, io mi aspettavo 4-3-3 perché lui non ha mai giocato 3-5-2, quando ho visto la formazione, perché noi lavoriamo tanto a livello didattico, le ultime indicazioni le vado a dare quando vedo la formazione. Mi sono accorto immediatamente, dopo tanti anni conosco tutti i giocatori, che loro giocavano 3-5-2, quindi abbiamo cambiato un pochettino le uscite, siccome è una squadra molto diligente che segue tantissimo il proprio allenatore, abbiamo impattato e l'abbiamo fatto in maniera devastante. Ma se una squadra crea, io mi sembra che il primo tempo 8-9 palle gol, adesso non vorrei esagerare, 6-7, penso che un allenatore non può essere che contento e soddisfatto. Sicuramente potevamo far meglio in zona gol, però come l'avevamo preparata così è andata la gara.
poi penso che tu ti riferisci a Bifulco, giusto? Io che devo dire? Cioè, alla fine vinco sempre io, questo devo dire. Cioè, che lo avete massacrato tutti. Come domenica Mastromonaco non poteva giocare a calcio, oggi è diventato Dumfries. Ognuno, secondo me, deve fare il proprio mestiere. E c'è gente che ci lavora quotidianamente con i giocatori. E adesso io cosa dovrei dire di Bifulco? Che ci ho parlato e lì l'ho spronato, l'ho massacrato, devo dire questo, però l'ho messo sempre in campo. Che devo dire? Che l'ho voluto fortissimamente, che l'ho preso di notte quando stava andando a Imola, chiedeteglielo, che l'ho voluto riconfermare a tutti i costi insieme con Massimo, perché quando parlo io parlo di Massimo, che gli ho allungato il contratto. Sarebbe una fase di autocelebrazione troppo semplice. Alla fine, dopo tanti anni, nelle scelte spesse volte ho esagerato, ho preso troppo forse antidolorifici quando ho detto vinco. Spesso vinco nelle scelte e stasera mi godo un'altra scelta azzeccatissima. Prego. Buonasera mister Francesco Leggeri, Puglia Press. Intanto le chiedo come sta, che è la cosa che ci interessa fondamentalmente. Ma benissimo, stasera. Non sto, ringrazio lo staff medico. Vorrei ringraziare, oltre il dottor Volpe, chiedo aiuto al mio addetto stampa, il dottore, l'anestesista Polmino, e c'è anche l'altro, Pace, il dottor Pace, perché se sono riuscito ad andare in panchina il merito è tutto loro. Non so che mi hanno fatto un'ora e mezza della partita per mettermi in sesto, mi hanno buttato di tutto e di più nelle vene, e quindi io non volevo abbandonare la squadra, non lo potevo fare, quindi ringrazio pubblicamente il mio staff medico che, oltre ad essere di livello altissimo per la squadra, ha fatto sì che io stasera stessi vicino ai ragazzi. Volevo esaminare un aspetto che, vabbè, viene semplice a vedere, ma l'aspetto psicologico di questi ragazzi, come ha detto lei, la ripresa di Bifulco, di tanti altri, ma sono veramente tanti quelli che hanno cambiato la marcia. E poi sottolinearne ancora una volta, il pubblico questa sera mi ha fatto risentire canzoni, lei e la sua squadra, che canzoni che, dal pubblico, che non sentivo da forse 20 anni. Questa è la cosa più bella, questa è la cosa che a me fa più piacere, perché i ragazzi sono tutti giovani nella mia squadra. Lo ripeto ancora una volta, siamo la squadra, non è vero che siamo la terza squadra più giovane, solo il Sorrento è più giovane di noi. Poi magari qualche volta facciamo il minutaggio, qualche volta no, perché io ritengo che il giovane, se è bravo, deve giocare, e non è che devi mettere i giocatori in campo in maniera obbligata. E io la conosco Taranto, potrei essere ripetitivo. Ci sono stato 20 anni fa, 21 anni fa, e quando Pieroni, che mi volle a tutti i costi, mi mandò via, io in quel momento piangevo di rabbia, però il mio desiderio era sempre quello di tornare, perché non era giusto in quel momento andare via. Sono arrivato l'anno scorso in un momento di grandissima difficoltà, senza sapere calendario, senza sapere nulla. Mi sono catapultato e con grande serietà, con grande spirito abnegativo, con grande sofferenza, penso che l'anno scorso di aver compiuto un bel capolavoro calcistico insieme a quel gruppo, tra cui fa parte anche Manetta, che non smetterò mai di ringraziare. Quest'anno siamo ripartiti con grandissimi sacrifici, costruendo una squadra, secondo me, con grande diligenza, una squadra prospettica nei 3 anni. Al momento le scelte ci stanno dando ragione, però io il calcio lo conosco. E se molli di un minuto, sei di un attimo, sei finito. Io dico sempre che la gestione della sconfitta è facilissima, la gestione della vittoria è molto difficile. Anche nello spogliatoio non si è festeggiati a fine gara, perché non c'è nulla da festeggiare. Noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo recuperare energie. E domenica, come si dice a Taranto, ci dichiariamo. Ok, loro primi in classifica, ci dichiariamo e giochiamo contro una grande squadra, a cui faccio i complimenti, perché è la vera sorpresa del campionato. Forse a questo punto mi siedo anche io al tavolo delle sorprese, con grande onestà, altrimenti sarei un ipocrita. Loro vengono, noi stanchi, loro freschi.
e ci dichiariamo. Sì, Luigi Garrieri, Gazzetta dello Sport. Tu a inizio stagione sei stato molto chiaro, hai detto il minutaggio non è una priorità. I giovani li hai presi, li hai scelti e li fai giocare. Però secondo me il dato è importante da sottolineare. È la quinta partita in cui non hai l'obbligo di fare minutaggio, non fai minutaggio. Ma è il perché... Taranto non ha l'obbligo. Il ecco. Taranto è una società però, di una serietà illimitata. Concludo la domanda. Sì. È perché forse il Taranto si è accorto di essere ambizioso? No, no. L'aspetto tecnico lo gestisco solo io. Sono io il responsabile dell'area tecnica e il presidente è una persona di un perbenismo esagerato, non sa nemmeno chi va in campo, non ha chiesto la formazione. Io quando ritengo che ci sono in una partita dei giovani bravi, gioco e faccio minutaggio. Quando io mi porto sempre un grande rammarico, visto che mi hai fatto questa domanda, ti rispondo con l'onestà che mi contraddistingue. A Giuliano, tra il primo e il secondo tempo, lascia perdere come è andata la partita. Io mi sono incaponito, ma io Eziolino Capuano, te lo assicuro, di continuare a fare il minutaggio. Lì se rompe il minutaggio, probabilmente io avevo vinto la partita. Quindi cosa voglio dire? Il minutaggio... secondo me è una scelta errata di tutti. Se tu c'hai un giovane bravo, deve giocare. Se il giovane non è bravo, è una fase illusoria. Noi giocano tutti. Cioè è entrato Marco Fiorani, è entrato Samele, questi sono tutti under. E noi si è giocati a Benevento con 3 under e non abbiamo fatto minutaggio, 3 under, a volte ho giocato con 4. Io dico che mettere in campo un giovane per forza lo umili, lo tratti da pezza da piede, perché vai in campo oppure devi sostituire, deve uscire il 2008, deve entrare il 2011 per portare a casa 4 spicci. Poi ognuno fa le cose che vuole, per l'amore di Dio, ma Taranto no. Cioè Taranto, io non so le altre realtà, Taranto è Taranto. Cioè Taranto, lasciatemelo dire, è Taranto, non ha nulla a che vedere con altre situazioni. Nel Taranto, se il giovane è bravo, gioca. Se in quel momento si ritiene che c'è qualcuno più pronto, ti faccio una considerazione, perché mi è piaciuta questa domanda, no? E quindi dammi una risposta. Io a Francavilla mi sembra che non abbiamo fatto minutaggio, giusto? Quindi ti rispondo per farti capire la serietà del Taranto Calcio come società. Ho giocato con Fiorani 2002 e con Enrigi Under, con 2 Under, giusto? E che devo dimostrare più? Senza fare il minutaggio, io ho messo in campo gli Under, perché quelli lì sono forti, non è che debbono giocare per fare il minutaggio, ma questa è una mia considerazione, e siccome io sono il responsabile dell'area tecnica del Taranto, quindi decido io, sicuramente è giusto così, perché magari a fine anno vendi un giocatore importante. Questo non significa che noi non facciamo minutaggio. Può darsi che con la Juve Stabia gioco con 5 under, perché in quel momento meritano di giocare. Però io non è che ho dato la risposta come la danno tanti. Ti ho fatto una considerazione immediata di domenica. Quando è stato 3 giorni fa a Francavilla, si è giocati con Fiorani e Rigi dall'inizio. Quindi bastava metterne un altro. E quindi questo che significa? Che abbiamo dei giovani importanti di nostra proprietà, che speriamo che ci aiutano sempre di più. Vendi un giovane 400-500 mila euro e che fai il minutaggio? Non so se rendo l'idea, questa è una mia convinzione. Bene, liberiamo mister Capuano.